La toppa del cuore caldo! Sto morendo di freddo. Spingi anche tu. Se cadrai non piangerai. Spingi anche tu. Se cadrai non piangerai. Spingi anche tu. Se cadrai non piangerai. Rita, vieni, unisciti a noi. Stiamo giocando a spingi, così ci scaldiamo un po'. Non è vero, Suneo? Certo. Grazie, ma devo andare. No, cammina. Ronchi via. Spingi anche tu. Se cadrai non piangerai. Spingi anche tu. Se cadrai non piangerai. Che gioco sciocco. Non c'è un modo più semplice di quello per riscaldarsi? Non so, io non conosco molti giochi. Aspetta, ho un'idea. La toppa del cuore caldo! E cosa sarebbe? Vedrai, se ti metti addosso a questa toppa potrai trasformare l'energia di tutte le emozioni in calore. Trasformarle in calore, cioè? Cioè, se sei felice la toppa scalderà il tuo corpo e tutto ciò che ti circonda. Wow, è fantastica, Doraemon! Forza, mettimela! Non serve spogliarti, funziona anche sui vestiti che indossi. Nobita, Doraemon, ecco qua! Vi ho portato la merenda! Torta! Evviva, buon appetito! È buonissimo! Incredibile, inizio già a sentire più caldo! Certo, perché mangiare la torta ti ha messo di buon umore e la toppa ti ha riscaldato! Tieni, Nobita, questa è la tua paghetta mensile. Evviva! Il calore aumenta sempre di più! Che caldo che fa qui dentro! Nobita, ma hai preso zero! Ecco, quello è... Me lo volevi nascondere, vero? Speravi forse che non lo avrei trovato? Scusa, mamma! Devi studiare! Quante volte te lo devo ripetere per fartelo entrare in testa? La temperatura si è abbassata all'improvviso perché adesso non sei più felice! Mamma, non avevi lasciato una pentola sul fuoco? Hai ragione! Salvato da una pentola, chissà cosa sarebbe successo. Se non vuoi congelare, devi impegnarti per rimanere sempre di buon umore. Come faccio? È impossibile. Una volta che hai messo la toppa, non puoi toglierla per un giorno intero. Oh no, è terribile! Presto, presto, pensa a qualcosa di bello! Non lo so, aiutami! Qualcosa di bello, qualcosa di bello! Comprerò un fumetto! È inutile, sicuramente Chan me lo ruberà! No! Qualcos'altro! Qualcos'altro! Aspetta, aspetta! Fammi pensare! Ecco, ho trovato! Oggi pomeriggio ho appuntamento con Shizuka per fare i compiti insieme a lei! Evviva, sento di nuovo un bel calduccio! Devi restare allegro, mi raccomando! È davvero fantastico! Sto benissimo anche con le braccia scoperte! Visto? Ti è bastato pensare a Shizuka per sentire di nuovo un bel calduccio! Te l'avevo detto! Non devi fare altro che restare allegro! Sono molto allegra, Doraemon! Pronti? Forza, ragazzi! Diamoci sotto! Ok! Anche se non capisco perché dobbiamo giocare con questo freddo! Ciao, Nobita! Sei arrivato giusto in tempo! Dai, vieni a giocare! Perché no? Ancora un po' di tempo! Arrivo! Io sono pronto, iniziamo! Che strano, sembra che lui non senta freddo. Eccomi, è mia, la prendo! Fuori campo! Nobita, ma che stai combinando? E adesso che cosa ti prende? Stai tremando, perché? Hai paura? No, sto congelando!
anche voi improvvisamente più freddo? Sì, perché più si abbassa l'umore di Nobita, più la temperatura si abbassa con lui. Eh? Non possiamo giocare così, Sigena! Lo so, ma potresti... La prendo! Io tiro! No! Ottima caduta, Nobita! Non l'hai presa, ma hai fatto proprio un bel salto! Bravissimo, ottima mossa! Sì, bravissimo, Nobita, bravissimo! Davvero? Così si fa! Bella capriola, bravo! Forza, continua! Va bene, grazie! Avete visto? Sembra di essere in primavera! Dai, Jam, anche tu! D'accordo, bravo, Nobita, complimenti! Sì, così! Questa è una mossa davvero campione! Sei un portento nell'evitare la palla! Nobita! 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 Continua così, diventerà estate! Ora basta! Non si può giocare in questo modo! Presto, Nobita! Andiamocene subito! Corri! Shizuka, ci sei? Ehi, Shizuka! È molto strano che Shizuka non fosse in casa. Infatti, aveva promesso che avremmo fatto i compiti insieme. Oh, possibile che si sia dimenticata di me? Ma no, dai, adesso non ti abbattere. Shizuka non farebbe mai una cosa del genere. È tua amica, ti vuole bene. Sì, hai proprio ragione. Ci è mancato poco. Grazie, Rikisugi. Sei sempre così gentile con me. Se non fosse stato per te, non so proprio come avrei fatto. Grazie. Guarda, ancora davvero. Shizuka insieme a Dekisugi. Oh no, questo non ci voleva. Allora mi ha dato bocca per vedersi con lui. Come ha potuto farlo? No, smettila. Che freddo, freddissimo. Nobita, ti prego. Ciao, Nobita, che cos'hai? Non ti senti bene? Dimmi, Shizuka, come hai potuto farmi questo? Avevi promesso di fare i compiti insieme a me, te lo ricordi? Certo, infatti stavo tornando a casa. Dekisugi mi aveva detto che aveva un libro di approfondimento. E così ho pensato che ti sarebbe stato utile. Ecco perché sei venuta da lui, che carina! Gli hai chiesto il libro in prestito per poter aiutare me! Nobita, ho preparato i tuoi biscotti preferiti e c'è anche del succo di frutta. Grazie, Shizuka, sei gentilissima. Sono davvero deliziosi. Oh, che bel calduccio. Pensate anche voi che faccia un po' troppo caldo. Io sto bene, non ti dispiace se uso il tuo quaderno, vero? Copiando da te gli esercizi finirò in un battibaleno e potremo uscire a giocare. Mi dispiace, ma questo non si fa. Copiando gli esercizi non imparerai nulla. Non è per questo che ti ho invitato a studiare. Puoi andartene, non ti aiuterò più. Shizuka non mi inviterà mai più a fare i compiti da lei. Nobita, che ti prendi? Sono tanto triste. No, ti prego, no! È terribile, è terribile! Devo scongelarlo subito! Dopotutto non è stata un'idea geniale. Certo, ma solo perché tu ti lasci abbattere un po' troppo facilmente, Nobita. È importante mantenere sempre la calma, anche nelle situazioni più complicate. Facile a dirsi, perché non la provi? Vediamo che succede. Come vuoi.
Allora, non devo fare altro che pensare a cose belle e mantenere il sorriso. Facilissimo pensiero a dei gustosissimi dorayaki. Oh, guarda, funziona, si sta già scaldando. Che ti avevo detto? Sono bravissimo. Dorayaki in quantità. Aiuto, aiuto, c'è un topo. Aiuto, 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 aiuto.